che sorgir libero e giocondo sui colli nostri i tuoi cavalli doma. Ma che doma, sveglia! Ma tu non sei geloso? Lascia tua moglie sola in città e tu stai qua. Come si vede che non l'hai vista mai? Tua mamma. Hai capito? Avevo curato per più di un anno. È stato il mio primo incidente. Sì, insomma, è morto. Aveva 90 anni. Ma gente brutta, ignorante, caffona. Mi guardavano come un assassino. Mi hanno detto, dottor, nonno, l'ha ammazzato lei. Poi gli ho mandato il conto, più niente. E adesso? E adesso ci proviamo. Pensano ancora che l'ho ucciso io? Sì. Allora niente soldi. Anzi, mi hanno dato 10.000 lire in più. Eccole. E perché? Dicono che hanno ereditato un sacco di soldi e che lo devono a lei, dottore, perché è tanto bravo. Evidentemente mio marito, che sta arrivando, sta passando una crisi nevrotico-sessuale. È una cosa scientificamente accertata dai 25 ai 30. Lo riconquisterò quando sarà passata. Sì, ha 80 anni. Aspettatemi qui. Ma come parla difficile. Cattiva educazione. Ciao, tesoro. Ciao, è per te. Senti, devo raccontarti una cosa buffissima. Sai quel malato della trattoria? No. Ma come no? Quello che... quello che è morto. Accidenti, non si sente niente. Eppure si dovrebbe sentire tutto, sono case moderne. Eh? Ce l'hai ancora la pistola d'ordinanza? No, no, l'ho buttata. Ho buttato tutto, erbace, sciarpa, gradi, tutto. E poi faccio per dire. Che ammazzo. Ma non serve per te la pistola, serve per me. Ah, beh, sì, per te. Ma sei pazzo? E qualche cosa dovrò pur fare io. Capisci? Quando mi dicono rallegramenti in ufficio, me lo dicono col sottinteso quelle carogne, perché io li conosco, sai. Piantala. Prima di fare una tragedia ci vogliono delle prove. Benny, e come si fa ad avere delle prove? E poi quali prove? Allora è vero, sai qualche cosa? Se tu hai questa sensazione, tieni bene gli occhi aperti, vigila e vedrai che non hai nulla da temere. Benny, aiutami. Che cosa devo fare? Che devi fare? Non correre dietro alla palla. La palla? Quale palla? La palla, la moglie, la donna. Tu invece devi marcare l'uomo. Vuoi dire Bruno? Bruno, di chi stiamo parlando, scusa? Dai, detto a me, per controllare bene la palla, devi marcare l'uomo. Ah, la francese dell'ultimo piano? Quale? Come quale? Quella alta, quella formosa, quella sven... quella con i capelli viola. Viola? Viola. Non l'ho notata. Non l'hai notata? No. Non l'ha notata. Non l'hai notata. Allora la maestra di canto. Quella del primo piano. Quella del primo piano. Quella tracagnotta, quella carina che ha le labbra carnose con tutti quegli occhi che quando ti guarda ti... Sì, ma... Non è. Non fa per te. E la ragazza della farmacia di fronte? No, quella no. Quella no? No. Che fa l'orario notturno la farmacia di fronte? Sì, perché? E andiamo a telefonare in farmacia. Ma perché? Ho un bruciore allo stomaco, vieni. Dammi il numero del telefono. Non lo so. Dimmelo qui all'orecchio piano. 85 23 46. Chiudi la porta della cucina. Perché? Ho detto chiudi. Ma c'è la mamma. Appunto. 85. Ma che ci vuoi fare? Poi? 23. 23. Ma che ci fai? Poi? 46, ma perché? Vai pure. Va bene. Ah, è della farmacia. Venga, venga. Sì. Ho portato due flaconi di Alka-Seltzer, uno grande e uno piccolo, sì, sì. Non sapevo. Va benissimo, l'aspettavamo. Papà, c'è il farmacista. Papà! Credo che le abbiano riservato anche il dolce. Grazie. Papà! Sono qua. Ah, l'Alka-Seltzer. L'Alka che? L'Alka-Seltzer. Guardi, ha sbagliato. Ma hanno telefonato. Sì, ho telefonato io, scusi tanto, un equivoco. Vada. Buonasera. Ma il dolce? E che era per lui? Era per lei. Che hai? Sei nervoso? Ti capisco. Non ti ci volevo a questa uscita con tua madre stasera, eh? Ma non ti preoccupare, non è detta l'ultima parola. Perché? Tu pensi
può sorgere sempre qualche impedimento, che ti devo dire, non so, può darsi che gli venga un malessere, un accidente, magari. Papà! No, dico, magari può succedere qualche altra cosa. Buonasera, buonasera, ho portato i cachet per la signora. È lei? Sì, è lei. È salita. E beh, che aspetti? E vado. Vai. Grazie, papà. Buonasera. Buonasera, ho portato i cachet per la signora. Grazie. Li porti alla signora? Portali alla mamma. Ho capito. Non vuoi più uscire con me? Ma certo che voglio uscire. Prato, sei pronto? Sì, mamma. Adesso usciamo, eh? Peccato, sarà per un'altra volta se ne avrò voglia. È il tuo violino quello? Sì. Sai che non ho mai visto un violino da vicino? Che bellino. Mi fai vedere come si suona? Adesso? Sì, adesso, prima di uscire. Scusi, Prego. Buonasera. Buonasera. Il violino, e lui suona, è bravo. O io chiudo la porta, perché quando suona il violino mi dà sempre una lusina al coso. E il tuo papà è quello? Sì. Simpatico. Davvero? Molto simpatico. È difficile il violino? È difficile, sì. A te ti piace? No. Che fai tu qui? Quello che stavate facendo voi. E che non lo sai che non sta bene fare quello che... Ah, sì.